8 milioni è nato 15 anni fa, abbiamo fatto l'undicesima edizione, questo qua è il campanile della prima premiazione. Quando incominciamo lo dedicammo a un ischitano, Agostino Lauro, che è stato proprio il paladino, l'iniziatore dei trasporti pubblici. Il figlio Salvatore Lauro, senatore, amico mio da una vita, insomma, già quando facevo le associazioni si chiamava, la prima si chiamava ASSI, Associazione Studenti Ischitani, quindi lui partecipava, ha deciso all'epoca di sponsorizzarlo e quindi di dedicarlo al padre. Lui l'aveva fatto la sponsorizzazione consisteva nel fatto che lui pagava 5.000 copie del libro, quindi ne abbiamo stampati 5.000 copie. Ma non solo, ma le abbiamo messe in gratuita le chiocche, non abbiamo venduto neanche una, non abbiamo fatto nessun tipo di storia di gruppo, in gratuita lettura su tutti i navigli, dalla flotta nave di navigazione del Mediterraneo, 8 milioni di biglietti,
ecco come va. Che bello. Adesso abbiamo fatto 11 anni, adesso prendo il 12° anno, ci vuole qualche volontario che venga con me, gli faccio vedere in modo che può continuare questa storia. Vedremo, io ho già l'idea. Beh, intanto insomma... Questo è il cappellino, adesso questo cappellino noi premieremo quelli del 12° inizio. Bene, quindi ci sarà una specie di investitura di ognuno, col cappellino. Noi abbiamo fatto questa proposta. Questo sarà un bel dire, di ascoltarvi. L'associazione, come dicevo, è legalmente costituita, quindi si può organizzare. Fino ad oggi non abbiamo mai, come tutti quanti lo sapete, incassato una lira di tesseramento. No. Però se noi facciamo un tesseramento anche minimo, in modo che diamo tutti quanti il diritto di voto, diamo l'assemblea, facciamo tutti quegli organi così, l'ho fatto sempre io, certo. Ho fatto il padrone, senza problemi, comunque tu me l'hai autorizzato, tu me l'hai autorizzato, guarda che lo facevo per tutti noi, però se lo strutturiamo in una maniera, diciamo, legale e organizzato in maniera giusta, possiamo continuare. Penso che la volontà di tutti quanti, poi troveremo il modo per verificare come proseguire, ma questo è il problema. Questo è un bel problema. La volontà di tutti credo che sia appunto abbiamo Angela che è vicepresidente, ci sei tu che fai parte del consiglio direttivo, però tu sai, fai parte del consiglio direttivo perché io senza tesseramento ho detto facciamo il consiglio direttivo, poi io faccio. Certo. Voglio chiarire che in effetti questo discorso che sto facendo non è né per acquisire un numero maggiore di adesioni su qualsiasi cosa, è semplicemente per continuare questa storia. Questa storia che io ho creato, non di tutto in mezzo di tutti i demeni, l'ho creato, non la voglio più. Io voglio stare d'accordo, però vorrei che continui con delle forze più giovani, più buone, che ovviamente io vado per 80, quindi sono ancora. Non ci crede nessuno, però sarebbe un peccato se dovesse poi a un certo punto non avere più. Mi dispiacerebbe molto. Ma guarda, sicuramente io per quanto mi riguarda, insomma, metto a disposizione tutto quello che posso, sì. E credo tutti voi. Bene. Adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Thank you.
Disincanti.